Grazie, naturalmente grazie. Grazie al sindaco, grazie al preside, naturalmente. Grazie al professor Moratti, che è stato il tribunion fra la scuola e il comune. Grazie alla professoressa Santi. Grazie all'ingegnere Marco Gregori, mio cugino, che ha firmato il tutto. E ti sono molto grato perché in questo modo mamma potrà vedere un evento, diciamo così, al quale non ha potuto essere presente, quindi davvero molte grazie. Ringrazio naturalmente i musicisti, perché se noi usciamo, come io mi auguro, rubando l'idea ai greci, come faccio sempre in realtà, se noi riusciremo ad uscire, come mi auguro per tutti, per me è così, un pochino migliori da questo nostro incontro, non sarà soltanto per queste disposizioni naturalmente tecniche e anche appassionate, ma sarà soprattutto per la loro musica, perché la musica scava l'animo più di quanto lo faccia la scienza. Quindi davvero molte grazie a voi due, davvero molte grazie. Ancora grazie al professor Rinaldi, che è stato direi, non il mio primo fan, ma tra i primi miei tre fan. Quindi davvero molte grazie. È stato anche al nostro liceo, ha fatto delle lezioni. Grazie a quella povera vittima di mia moglie, dove sei? Eccoti, che sa bene cosa ci sia dietro tutto questo, quindi davvero molte grazie. E adesso lasciatemi ringraziare quindi ancora una volta le istituzioni, la vostra gentilezza, la vostra bontà, la vostra fiducia in questa idea comunque che conforta, perché in questa nostra volontà di far sì che non esista una scuola, un comune o un quant'altro, ma che esista una realtà che appunto in chiave di analogia si confronti senza perdere le proprie specificità, lanciando ponti dove la gente passa, piuttosto che vivendo come monadi trincerate dove nessuno entra. Ecco, in questa volontà comune, dicevamo prima, credo che la vostra presenza qui sia assoluta. Poi gli ultimi ringraziamenti poi finiscono e poi mi commuovo perché non abbia cuore, quindi è molto difficile, ma nulla è impossibile. Vorrei ringraziare, lasciatemelo dire, tutti i miei alunni ed ex alunni che così numerosi sono stati qua, nonché i miei colleghi. Vi ricordo, ve ne sarete accorti, è sabato pomeriggio e per un adolescente il sabato pomeriggio è sacro, più dei primi ora imperi, quindi il fatto che siamo stati qua, veramente questo determina, se possibile, un'amplificazione della mia stima, affetto e riconoscenza nei loro confronti. E poi lasciatemi ringraziare quattro persone, poi ho finito. E queste persone nell'ordine, proprio nell'ordine, sono mio padre, professor Montesi, professor Bianchi e Tommaso Marciano. E cioè, da piccolo invece di favole ho avuto la lettura della Divina Commedia e quindi adesso vi tocca stare il sabato qua. Bene, quando mio padre ha deciso che tutto questo non si dovesse più fare, è arrivato il mio professore di greco, Dio benedica il professore di greco, al liceo. Quando il professore di greco è venuto meno, è arrivato il mio professore di università. Io, bel bello di questa triade, sono arrivato a Segni nel lontanissimo 1996. L'incontro con Tommaso Marciano, a me che ero freschissimo d'accademia e più antipatico di adesso, ha fatto intendere immediatamente quanto il desiderio di comunicare un'idea, di mettere a disposizione quello che si ha, in realtà non è soltanto mettere a disposizione, ma imbeversi di quello che si riesce ad avere dagli altri. Quindi ancora una volta, grazie a loro, grazie a voi. E grazie a tutti quelli che si impegnano quotidianamente per difendere questi valori assoluti anche nella loro diversità. Grazie davvero, grazie ancora. Prima di lasciarci, io comunico, se non si fosse compreso, che sono la stessa identica idea, gutta calat lapide, come dicevano insomma i romani. Questa goccia noi continuiamo a farla camminare, perché probabilmente questa unione, questa bella collaborazione che nasce fra amministrazione comunale e istituti scolastici sarà una goccia che ha un grande compito, perché la roccia che abbiamo
di fronte e che si è indurita in questi anni è abbastanza dura da scalfire, però io credo che oggi abbiamo dato un buon contributo e tanti buoni contributi li daremo in questi mesi ed in questi anni, perché per anni dovremo lavorare. Si tenga in forma, professore, perché dobbiamo fare ancora molta strada. Io sono felice, all'inizio ero onorato e contento, adesso sono felice perché abbiamo passato un bel pomeriggio e ne voglio credere, insomma, io credo nell'affetto dei suoi alunni e non voglio credere alle ditti e costrizioni, insomma, le ha emesso prima di questo pomeriggio, insomma, mi fido sulla parola perché vedo che c'è stata attenzione e c'è stato un dibattito interessante che spesse volte manca e invece questo pomeriggio c'è stato. Io in conclusione l'unica cosa, se siamo tutti d'accordo, dedichiamo questo pomeriggio ad Umberto Eco che oggi ci ha lasciato e penso che meriti la nostra.